che avete fatto tanto per mantenere all'attenzione delle autorità e di tutti che il Philadelphia così com'era non poteva rimanere, che era uno scempio, che era una cosa impossibile, che un monumento nazionale come il Philadelphia, nel quale avevano giocato gli invincibili e dove il Torino ha vinto 7 scudetti, perché io dico che il Toro qui ha vinto 7 scudetti, 2 li hanno vinti il trio delle meraviglie, Baloncelli, Libonatti e Rossetti, e uno però ce l'hanno misteriosamente revocato. E questo non è giusto, nel 26-27 quello scudetto, quando il Philadelphia nacque, era nostro a tutti gli effetti, e quindi abbiamo vinto qua 7 scudetti. E a questo punto dobbiamo cercare di riprendercelo, questo scudetto del 26-27, è vero o no? Dobbiamo andarci a riprendere lo scudetto. Quindi io dico grazie a voi tifosi che avete fatto tanto, che siete sempre straordinari, è bello vedervi, vedo tanta gente emozionata, tanta gente con le lacrime agli occhi, è veramente bello vedere tanta gente così che ha il Toro nel cuore e tifa Toro da quando era bambino e ha una passione che è una passione incredibile. Io poi oggi, oltre a ringraziare tutti voi, oltre a ringraziare tutte le autorità presenti, oltre a ringraziare i tanti calciatori granata che hanno fatto la storia del Toro, poi sentirete Paolino Pulici che adesso allena i bambini e mi piacerebbe che potesse allenare i nostri bambini, ma lui purtroppo vive a Trezzo d'Arte e quindi è un po' lontano, ma se avesse voglia mi farebbe veramente piacere, perché trasmette a loro qualche cosa di speciale, che è quella voglia di essere Toro che è veramente unica. E poi mi fa piacere di vedere qua i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri ragazzini, c'è anche qui la nostra primavera. Voi sapete che la primavera quest'anno ha lo scudetto cucito sul petto, siamo ritornati ad essere lì campioni d'Italia, quindi facciamogli un grande applauso che lo meritano, perché abbiamo rivinto lo scudetto, siamo la squadra più titolata d'Italia per quanto riguarda gli scudetti vinti, ne abbiamo vinti ben 9, quindi bravissimi i ragazzi della primavera. Poi abbiamo anche due nostri calciatori della prima squadra, gli altri purtroppo volevano esserci, ma stasera c'è una partita importante e non ce l'hanno fatta, ma tra un anno ci saranno. E abbiamo Pontus Jansson, bellissimo e bravissimo calciatore, e poi abbiamo Bruno Perez, che qualcuno di voi... Qualcuno di voi probabilmente ricorderà quando ha preso la palla della nostra area ed è arrivato a fare gol nell'area della Juventus, vi ricordate? Poi vi dico una cosa, c'è qui oggi, non so dove sia, ma ve lo dico perché mi ha scritto e voleva che lo dicessi, c'è qui oggi un signore che si chiama Gilberto Giampaoli, che viene dalle Marche e che a 2 mesi e mezzo era qui all'inaugurazione del Philadelphia e oggi ha 89 anni e è ritornato, non so dove sia, Gilberto Giampaoli. Adesso tra poco avremo la benedizione della prima pietra del Philadelphia, la benedirà Don Riccardo Robella, che era uno stretto e un sacerdote che lavorava con... Ecco Giampaoli, guardate Giampaoli, complimenti, bravo Giampaoli, 89 anni,
più in forma che mai. Essere granata fa bene, fa diventare vecchi. Speriamo tutti noi, mi raccomando. E stavo dicendo, tra poco Don Riccardo Robella benedirà la prima pietra. Lui diceva messa a Superga insieme a Donaldo Rabino, l'abbiamo già ricordato Donaldo Rabino. Donaldo è stato per noi importantissimo. Io mi ricordo quante volte anche lui mi diceva, come i tifosi, lui stesso era tifoso e diceva: Presidente, dobbiamo ritornare ad avere la casa del toro, e la casa del toro è in Filadelfia, dobbiamo rifare il Filadelfia. Donaldo è stata una spinta costante e continua. E allora penso che, così come ricordiamo lui, secondo me tutti quelli che sono qua hanno una persona che vorrebbero ricordare, un amico, il nonno, il papà, un parente che oggi non c'è più, ma che vorrebbe essere qui in questo grande giorno, in questo giorno speciale in cui mettiamo la prima pietra. Io ho mia mamma, che era una grandissima tifosa del toro, anche lei mi diceva sempre: Urbano, benissimo i calciatori che prendi, però non ti dimenticare mai che dobbiamo riavere il Filadelfia. Lei tifava per il grande Torino, è lei che mi ha trasmesso la passione per il toro, così come io ricordo lei. Tutti voi avete qualcuno che volete ricordare oggi e che vorreste che fosse qui, quindi ricordiamoli insieme, ci guardano da lassù e sono con noi e saranno qui tra un anno. Un ringraziamento speciale, a parte ovviamente alle istituzioni, alla regione, al comune, ho già detto ai tifosi, ma un ringraziamento speciale io lo voglio dare al consiglio del Filadelfia, in particolare al suo presidente Cesare Salvadori, che è un uomo straordinario. Se il Filadelfia sta rinascendo, lo dobbiamo molto a lui e a tutti i consiglieri, evidentemente, che stanno lavorando da 2 anni/3 a questa parte, da quando lui è diventato presidente, in una maniera incredibile. Quest'uomo, voi non lo sapete, o forse qualcuno lo sa, è stato campione olimpionico medaglia d'oro di scherma, uno schermidore. Quindi quest'uomo è un grande sportivo, ha fatto le Olimpiadi, le ha vinte, uno schermidore, cos'era? Sciabola, ha fatto le Olimpiadi, le ha vinte, è un uomo dai grandi valori morali e sportivi ed è un uomo di una tempra d'acciaio. Tutti i lunedì si riuniscono e ogni lunedì, non importa cosa succede, vanno avanti a fare per che il Filadelfia ritorni tra un anno. Quindi ringraziamolo veramente molto, lui e tutti i consiglieri, che non cito tutti, ma insomma sono tutti quanti veramente bravissimi. Io non voglio rubare altro tempo. Il Filadelfia per noi è qualcosa di importante, è un campo magico, ve l'ho detto, qui abbiamo vinto 7 scudetti, qui giocavano gli invincibili, non hanno mai perso per 100 partite, pensate, davano 10 giocatori su 11 alla nazionale e, come ha fatto vedere prima Necu Beccaria, a un certo punto, quando le cose non funzionavano più, Oreste Bolmida prendeva la tromba e dava la carica, la suonava un po' meglio di Temecu, lui non è proprio perfetto nel suono della tromba, però anche lui ha dato veramente un grande contributo a che il Filadelfia potesse rinascere. È bello vedere questa tromba, è bello ricordare che Oreste Bolmida la suonava, e quando Bolmida suonava la tromba, a quel punto lì Valentino Mazzola si rimboccava le maniche e il Torino
Torino una volta perdeva, era sotto di 3 gol e alla fine ha vinto la partita. Oppure il Toro contro l'Alessandria vinceva 1-0, ha suonato la tromba e ha vinto 10-0. Pensate che campo magico, pensate che cosa incredibile. Suona la tromba. Vi faccio vedere come suono io la tromba. Io la suono meglio del Meco.